Grazie, dottor Fortini, per aver dato la sua cortese disponibilità per questa intervista. In cui voglio subito iniziare nel chiederle, in questi 2 mesi di osservazione diretta, cosa lei ci può dire a livello di medicina interna sui meccanismi di azione del Covid-19? Beh, credo che sono poche le malattie nelle quali si è verificato un così rapido accrescimento delle conoscenze come è avvenuto negli ultimi 2 mesi per la malattia da SARS-CoV-2. E dalla mia osservazione diretta, da quella dei miei collaboratori e come medicina interna abbiamo gestito in prima persona circa 150 pazienti, voglio sottolineare alcuni aspetti. Un primo aspetto è che in questi pazienti si realizza dopo qualche giorno, dopo 8-10 giorni di malattia, un'abnorme risposta infiammatoria, una tempesta citochimica, e a seguito di questa poi si realizzano effetti trombotici sia a livello micro che macrovascolare. E anche noi, come esperienza diretta, abbiamo osservato un numero relativamente elevato di eventi trombolici venosi, sia TVP che embolie polmonari, eventi che fino ad oggi erano stati osservati essenzialmente nei pazienti più gravi e ricoverati nelle terapie intensive, come descritto in letteratura. Ecco, alla luce proprio di queste conoscenze, quindi cosa possiamo aspettarci dalle sperimentazioni sui farmaci in corso? Beh, innanzitutto queste sperimentazioni sono benvenute perché fino ad ora i farmaci utilizzati sono stati utilizzati senza una prova di efficacia, ma direi in base essenzialmente empirica. E questi studi ci potranno dare delle informazioni sull'efficacia dei farmaci che stiamo usando, dei farmaci antivirali, dei farmaci antinfiammatori, in particolare dei farmaci biologici che contrastano i meccanismi infiammatori, quali quelli i farmaci anti-interleuchina 6, e anche ci daranno delle informazioni sui farmaci che noi in medicina interna utilizziamo frequentemente, sono le eparine a basso peso molecolare. E però in questa malattia dobbiamo definire bene il dosaggio e la tempistica di uso di questi farmaci, che potrebbero risultare e che sembra possano essere di grande utilità. Invece, se dovesse dare un suggerimento a un suo collega internista o un infermiere per affrontare l'emergenza ancora oggi, cosa si sentirebbe di dire? Ma dalla nostra esperienza mi sentirei di suggerire per quanto riguarda la cura del paziente di contrastare i fenomeni infiammatori e trombotici in un tempo relativamente precoce, senza attendere l'aggravamento del paziente. Inoltre, e questo è proprio un aspetto internistico, di prestare attenzione anche agli aspetti meno vistosi, cioè all'aspetto nutrizionale, alla mobilizzazione del paziente e anche, e non ultimo, direi importante, l'aspetto psicologico. Che questi pazienti sono già provati dalla malattia e sono ulteriormente provati dall'isolamento, dal confinamento in ospedale. Come esperienza devo dire che noi abbiamo avuto due tentativi di suicidio in questo periodo e questo ci ha creato un turbamento a noi e a tutto il personale, un notevole turbamento. Altri aspetti da considerare è la protezione individuale, cioè il consiglio è quello di non abbassare la guardia, di considerare tutti i pazienti con cui si viene a contatto potenzialmente positivi, anche quelli con tampone ripetutamente negativo, e di adoperare le misure di protezione individuale in maniera corretta e essere sempre concentrati. Ecco, proprio riguardo a questo, rispetto alle innovazioni anche operative e gestionali che si sono adottate in questa fase, quali potrebbero a suo avviso diventare preziose anche dopo questa emergenza? Ma io credo che dobbiamo uscire da questa esperienza innanzitutto con una maggiore consapevolezza dell'importanza dell'infection control all'interno dei nostri reparti, e questo per la sicurezza sia degli operatori sia dei pazienti.
Quindi adeguate protezioni individuali, evitare il sovraffollamento di familiari e visitatori, corrette distanze tra i letti di degenza. Altre esperienze è che dovremo usare maggiormente la tecnologia, ad esempio continuare a usare, come abbiamo fatto anche in questo periodo, telecamere, monitor per la sorveglianza dei pazienti e direi una cosa anche più semplice, di continuare, di accrescere l'utilizzo della tecnica ecografica che in questa malattia ci è stata particolarmente utile per seguire l'evoluzione del danno polmonare nei nostri pazienti senza ricorrere a tecnologie più complesse quali la TAC o la risonanza magnetica. In conclusione, penso che sia proprio indispensabile ricavare degli spunti che ci portino a migliorare la nostra pratica quotidiana, sfruttare questa emergenza anche per un miglioramento futuro. Dottor Fortini, io la ringrazio veramente per la sua disponibilità, soprattutto per l'esame che siamo riusciti a ottenere anche riguardo a questa situazione. Le auguro una buona continuazione, un buon lavoro e spero di risentirla presto per altri aggiornamenti. Grazie. Bene, grazie a lei.